Buonasera, un saluto molto cordiale a quanti mi ascoltano e gli auguri migliori, altrettanto cordiali, a tutte le italiane e a tutti gli italiani, in patria e all'estero, e a coloro che si trovano in Italia e che amano il nostro Paese. A tutti un buon 2016. L'anno che sta per concludersi ha recato molte novità intorno a noi. Alcune positive, altre di segno negativo. Questa sera non ripeterò le considerazioni che ho fatto giorni fa, incontrando gli ambasciatori degli altri paesi in Italia sulla politica internazionale, e neppure quelle svolte con i rappresentanti delle nostre istituzioni. Questa sera vorrei dedicare questi minuti con voi alle principali difficoltà e alle principali speranze della vita di ogni giorno. Il lavoro anzitutto. L'occupazione è tornata a crescere, ma questo dato positivo, che pure dà fiducia, l'uscita dalla recessione economica e la ripresa, non pongono ancora termine alle difficoltà quotidiane di tante persone e di tante famiglie. La quasi totalità dei nostri concittadini crede nell'onestà, pretende correttezza, la esige da chi governa, ad ogni livello, e chiede trasparenza e sobrietà, chiede rispetto dei diritti e dei doveri. Sono numerosi gli esempi di chi reagisce contro la corruzione, di chi si ribella di fronte alla prepotenza e all'arbitrio. Rispettare le regole vuol dire attuare la Costituzione, che non è soltanto un insieme di norme, ma è una realtà viva di principi e di valori. Tengo a ribadirlo all'inizio del 2016, durante il quale celebreremo i 70 anni della Repubblica. Tutti siamo chiamati ad aver cura della Repubblica. Cosa vuol dire questo per i cittadini? Vuol dire anzitutto farne vivere i principi nella vita quotidiana, sociale e civile.